Massimo, aspetta, provo ad inviarla play. Prova a farlo tu. Allora, vedi che la creo io. Facciamo una gara e poi... Prova a creare, dai. Tu sei dentro? Ce l'ho fatta la voi due, no. Poi dopo... Non so, come volete. Ciao, amici di Twitch! Grandissimi Marco Drums Games Channel! Il grandissimo zio Mario. Ciao, zio Mario. Buonasera, grande. Mi sono schiantato nel muro. Schiantato sul no, muro. Benissimo. Subito, deve essere benvenuto. Ciao, grandissimo Sharder 98. Ciao, amico mio. Buonasera. Bella lì. Adesso sta arrivando anche il mitico Kevin. Ciao, amici miei. Ciao, amici di Twitch. Buona live. Dimmi tutto. La stanza è proprio. Se poi entriamo, fammi una gara. Poi vado a mandare. Dai, dai, dai. Allora, l'amico Sharder si era dimenticato il compleanno del suo amico e ci fa buca stasera. Comunque non c'è problema, arriva domani, eh. Ci vediamo noi domani. Non si va a perdonare perché ci porta le burrate. Esatto, c'è, esatto. Forse ci sono più tardi, con la speranza ci sono più tardi. Va bene, dai. Noi siamo qua verso fino alle 11. Se arrivi prima mi fai sapere e facciamo una bella. Sempre se... Sempre se il gioco ce lo permette, però, perché ciao Charder, ah bravo, bravo, ciao Charder, benvenuto alla live. Ah, ma tu sei sono io qua. Abbassami il volume per cortesia, se no facciamo il loop. Subito. Grande. Allora, mi raccomando, ragazzi, se volete giocare con noi, iscrivetevi al canale e lasciatemi il vostro ID, così giochiamo insieme. Ok, ragazzi, dimmi tutto. Che faccio, devo mettere, raga, vai a centrare? No, entra tu da noi. Entra tu da noi. Non mi sono entrato. Ah, oh, che barba. Che barba. Ma e Kevin, il mitico Kevin? Ciao Kevin! È deviato. Sto cercando io a posto. Non si può entrare? Ciao Kevin! Saluta i nostri amici online! Mitico Kevin! Ciao a tutti! Allora ragazzi, io ho preso questa Huracan. Huracan si dice, eh? Ciao amici di Twitch! Benvenuti ragazzi! Questa mitica Huracan? Urkukan? No. Allora condividiamo la lives, ragazzi, amici miei. Ok, non va. Ok, niente, il server stasera ci dice che non possiamo giocare insieme. Che belle queste serate. Vai. Non ho capito cosa hai detto. Almeno fammi una gara insieme. Almeno vado. Provi tu e coso e Kevin? Ciao amici miei di Twitch! Come si chiama questa squadra? Kiri, ciao Kiri, benvenuto! Lo aggiungi tu, Kevin? Dal party, aggiungetevi dal party, ragazzi! Allora amici miei, come state? Come state? Come sta DOS? Allora, adesso andiamo a fare una mega gara, amici miei, con gli amici di Twitch, con voi! Grandissimo zio Mario, Kevin e Sharder, ok raga? Allora, adesso quando poi partiamo, giusti giusti, li sentirete anche voi della live, eh? Adesso si stanno preparando, ma stasera sta facendo un po' il birichino il PSN, non ci fa giocare insieme, ma non credo che sia colpa del PSN. È pure il gioco che soffre un poco di... Kevin, ma sta creando tu? Ho sbranciato tu. No, sto creando io. Stai creando tu, Kevin? Devo creare io? No, fai. Vedi se ti fa entrare. Se non ti fa entrare, la crei. Io e zio Mario facciamo una garettina tra di noi un attimo e poi entriamo, ok? Così almeno facciamo vedere un po' qualcosina ai ragazzi. Zio Mario, dimmi quando sei pronto. Condividiamo la live. Sto guidando il circuito libero, sono pronto. Ok, allora fammi condividere la live. Wow. Perfetto, perfetto. Ciao amici miei, ciao amici di Twitch. Allora, condividiamola, one second please, su WhatsApp. Ok.
Facciamo stato qua e poi lo condividiamo in PlayStation e poi lo dividiamo anche in famiglia e poi lo dividiamo anche qui, amici miei, amici. Ok ragazzi. Allora, siamo pronti per Gran Turismo, stasera mega seratozza, Marco Dorano, il condivisore del live, grande Kiri, hai visto? Dai che poi ne facciamo una anche insieme, ok? Ci conto perché fare la live insieme è una gran figata, ragazzi, eh? Ok. Aspettare un secondo, ma certo, non c'è problema, troviamo il gioco. Tanto ti ho detto, il venerdì si può fare anche Warzone, e anche altra tipologia di giochi. Io su Warzone faccio schifo. Non, sì? Beh, anch'io non è che sono proprio... 350 vittorie. Quanto? 350 vittorie, lato 3. Aspita. Aspita. Non ho giocato più. Io Warzone ce ne ho due. Allora, Marietto, okay, quando vuoi e quando ci sei, che il lavoro te lo permette. No, chi gioca più? Io, Marco, con i competitivi ho chiuso, non gioco più. Ah, ok, no, beh, ma noi non giochiamo a competere, giochiamo per cazzeggio. No, non ho capito, giochi online contro altri giocatori, non voglio giocare più. Sì, eh? No, se non ho scocciato, Marco. Certo. Le community sono troppo tossiche negli ultimi anni. E già sono tossiche nei PvE. Ha ragione. Niente, ma non mi fanno fare. È peggiorato. È tosta. Perché mo tutti i streamer stanno uscendo tutti i professionisti, no? Fanno qualche clip bella sui giochi e si pensano forti. Infatti. Questo è un'altra cosa. Amico, ti aspetto in live, grandissimo! Scusate ragazzi, ho dovuto condividere. L'avevo creato. Wow. Hai ragione. Marco, non riesco a fare. No, che barba. Cioè, già dovevi fare una partita, sono stati qua tutta sera. Allora, mi dico, zio Mario. Non riusciamo a farla, porca. Caspita, Rola. Non so di quelle parolacce. Scusatemi. Porca miserietta. Caspiterina. Santo piripillo. Scusa, Marco. Ascolta, zio Mario, la seconda... La seconda impostazione, sai quando ho fatto vai al tracciato? C'era partecipa alla gara. Ce l'hai verde, la spunta verde? Sì, ce l'ho verde. Ok, allora facciamo partire la gara. Ozza! È impossibile completare, qualcuno, i giocatori stanno effettuando il caricamento. Ah, c'è qualcuno che... Kevin ha abbandonato, si è unito. State provando ad entrare, raga? Io non credo che vanno qui. Eccolo qua, pratica terminerà tra 5 secondi. Dai, cominciamo sta mega live. Ma ragazzi, io voglio organizzare le cose fighissime in tanti e poi anche il gioco non ci permette di farlo. È incredibile. Mamma mia. È incredibile. Ma perché quella si emoziona, visto il show. Bravo. Cioè, Mario Online, bravo, è così che funziona. Marco, ma solo te siamo. Non fa entrare. Adesso facciamo una garetta io e te. Così almeno iniziamo un po' a prenderci. Faccio bene. Ma stai tranquillo. E dopo andiamo dentro da Kevin, che Kevin ha creato la stanza, ok? E facciamo... Okay. Bella, Bregali! Dai, arriva, amore mio! Grande Kiri. Ok, ciao, adesso andiamo dietro al mitico Luca. Zio Mario, poi è il fratello, giusto? Ecco. Vabbè, sì, ragazzi. Ho scoccato l'account di mio fratello. Bravissimo. Quando gli ha già le macchine bloccate, la moglie. Esatto. Se no dovevi farti un mega farming in questi giorni, non era il caso. Pian pianino lo fa. Lui fa lo scoccone. Grazie. Vieni dopo, vai. Piano piano, Guido, hai visto? Ti vedo. Ti vedo, sembra che stiamo andando a fare la spesa. Bravo, per comprare i copertoni. Copertoni per l'auto, per comprare. E dove l'hai messo? Al motore. Povero bambino, al motore. Non so questo è il mio massimo. Vai tranquillo. Ciao Sharder, dai, è stata bella lo stesso anche prima della live. Domani ti aspetto assolutamente. Se torni presto, proviamo dopo, ok? Sì. Mi raccomando, rimani sempre dentro il live anche tu e fai vedere a tutti i tuoi amici della festa una mega, mettilo sul televisore, mega live di Marco Drown Games, e fai esatto, no?
Marco Trans Games, che gli facciamo gli auguri al tuo amico. Tre canzoni tossiche sul fumo di Marco. Ciao Filmo! Roma di qualità. Ciao Marco. Così gli cantiamo la canzone, ok? Ciao bello, dai Charger. A dopo o a domani. Marco, quanto vivi veloce lì. Aspetta che è perché devo ancora ingranare. Minchia. Ciao Filbo! Ciao, vabbè, ma noi giochiamo per divertirci. Fatevi un giro su Interlagos. Certo, sì. Dopo lo facciamo, assolutamente. Oh! Per risponderti, guarda cosa mi hai fatto fare! Grande Filbo! Ma tu vuoi venire a farti la partita online, Filbo, stasera? No, non avevo capito bene che sei con la tua ragazza e ti devi coccolare, eh? Le coccole a Marco Drums Games. Dilli qualcosa, zio Mario. Prima viene Marco Drums Games, poi vengono le coccole. Allora, su questa cosa devi dire due, tre, quattro, cinque, no, non puoi dirmi questo, non puoi dirmi questo. Tu mi devi dire che c'ha ragione. Le canzoni trap, però le coccole. Le fa dopo, le fa dopo. Me lo ricordavo, ecco, hai visto? A dire stronzate. Esatto. Grande Filbo, vai tranquillo. Allora, prima di tutto il consiglio maggiore è vedi in mezzo al quadro dove c'è la velocità e le marce, ok? Sì. Ok, quando vedi che inizia a diventare appena rosso, è che ti avverte che devi frenare, poi da lì è in base a quanti giri fai, come quanto sei abituato a guidare al gioco, se conosci la macchina, puoi tirare un po' di più la staccata o meno. Però se tu arrivi e inizi a vedere il rosso, comincia a togliere il gas e a iniziare a frenare. Ok, questo è il consiglio proprio iniziale. Così non vai a fuori a sbattere. Per esempio la marcia. La marcia la stai cambiando tu. Sì, la sto cambiando manualmente. No, sarebbe meglio se non ti cambi automatico. Ma voglio imparare io, perché comunque vedo lo la so. Che si riempie, che mi avvisa. Quello lo so, però è difficile. Se devi imparare proprio a guidare e a cambiare anche e parlare in live è proprio tosta, in priorità. Mangi. Quindi dovresti a regola mettere il cambio automatico. Almeno questa sera così ti diverti un po' di gruppo, così poi danni la. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale e se volete. Adesso te lo dico subito. E se volete giocare con noi, stiamo giocando insieme agli amici a zio Mario, grandissimo zio Mario e il mitico Kevin, perché il Charger era in live stasera ma se n'è andato a una festa di compleanno, invece di giocare col mitico Marco Drangester. Allora dovresti andare, aspetta, te lo dico subito come si fa. Bella Kevin! Allora, teoricamente ho cambiato. L'hai fatto? Ah ok, bravo. Teoricamente sì. Zio Mario è il mio amico svizzero, il grandissimo zio Mario. Aspetta, esageriamo, chi è svizzero? Napoletano. Ah, stasera. Abbi di Svizzera. Sì, beh, quello sì. Quello sì, vabbè, va. No. Il live non è dentro, amore mio. Vabbè, che mia moglie pensava che in live ci voleva salutare, non ti vedeva il nome in live. Ah, no, come se avesse salutato, ricambio. Ok. Bella, mitici, grandissimi. Sopra l'Xbox. Allora, okay, vediamo Marco, un po' capito con il cambio automatico. Capisci? È meglio, una volta che poi impari, vedi lui quando cambia, quando stacca e quando fa le cose, poi te lo toglie e te lo metti. Capisci quello che voglio dire, zio Mario? Cioè, per uno che deve imparare, perché ho capito, uno guida la macchina, ma non è uguale. È simile. Per la macchina guida, che ho fatto. Sì, vabbè, comunque però per dire, no? Uno guida la macchina non è uguale. Comunque bisogna imparare a giocare col joystick. Quindi se sono le prime volte che ci giochi e parlo col cambio manuale. Ma sto provando col volante sto, Sì, sì. Oh! Allora ragazzi, mitico Filbo, il grandissimo Char, devi passare? Vediamo. Come ci passi? No, però questo.
Sai che ci passano? Sei magrina, te, sei bella piccolina. Ok. Allora, saluta gli amici prima di tutto. Ciao a tutti amici di Twitch. Grandissima. Ti do in mano il... Ok. Ok. Allora, io il mitico Kevin non lo sento. Kevin. Ehi. Ah, eccolo là. Dai, chiudiamo sti sei giri e andiamo da Kevin. Possiamo anche, allora, l'altro consiglio... No, no, dai, finiamo, dai, facciamo sti sei giri. Almeno ci scaldiamo un po', almeno anche gli amici di Twitch si scaldano a vedere... Anche perché io questa macchina qua l'avevo vista da Shard l'altra sera che mi dava paga. Ok, ragazzi, allora ho detto, cioè che me la vado a comprare. E non mi dà più paga. Cioè, il discorso è che sta macchina qua è dove sta. Proprio... Olivia mangia mela, Olivia mangia mela, grande Olivia, dai, mangia mela e poi fai un po' di nannina, fai di piacere. Saluta gli amici di Twitch, Olivia. Oh! Allora, i cordoli questa macchina non può assolutamente prenderli, non può assolutamente prenderli, appena li tocca, da una, ragazzi. La macchina quella che abbiamo preso l'altra sera, che hai farmato tu a noi, ti ricordi il Lamborghini? Fuori strada è un posto. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Oh, fuori strada sta. Qua, questa curva è tosta. Credo di più. Chi è dentro? Dovrebbe essere ancora dentro. Phil è dentro. Non ho capito, scusami Phil, se hai detto che domani sera ci sei. Mi guarda indietro un attimo l'umore quello che ho scritto. Perché stavo parlando e non ho capito che hai detto domani sera che voglio giocare con noi. Stasera è serata coccola, ha detto. Però domani, oh, basta queste coccole. Quante serate devi fare? Non è più coccola, è prigionia, guarda. Una volta buona, due volte, poi ci vuole anche altre volte Marco Drammi, niente, se no. Sì, Interlagos, ok. Dopo, ha scritto qualcosa tipo domani sera. Allora, ragazzi, questa macchina non... Sì, grandissimo. Ha ragione. Non c'è quello che ho scritto qui, no? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e mi raccomando se volete giocare con me lasciate un'iscrizione al canale e 100.000 euro il vostro di Twitch, 100.000 euro, Max, sono troppo 100 euro. Ciao DSC85 mitico, grandissimo che sei tornato stasera, guarda che mezzo. Ti faccio vedere che cosa ha comprato, questa l'ha comprata mia moglie, voleva una Lamborghini e l'ha comprata lei, ha farmato un po' e se l'è comprata, hai visto? Che mezzo, però è tosto tenere la strada, ti dico la verità. Stiamo correndo con il grandissimo zio Mario, grande zio Mario. Zio Mario sta correndo, zio Mario sta... Lui sta facendo la spesa. Esatto. Lui va a fare la spesa. Però allora, aspetta, io vivo in Svizzera, in Svizzera c'è il limite dei 130, capito? È tutta la legge che ci sta il limite dei 130. Madonna. E per la pista. E quindi tu più di 130 non vai. Hai capito? No, bravo. Vabbè, ma vai a 130, vai tranquillo che vinco facile, non è che mi... Non è che mi dispiace. Ragazzi, stasera International, Italia, Svizzera, Germania, grandi ragazzi. Bello. Wow, Brasile per mia moglie. Scusa amore mio, ho fatto una curva che mi sono ribaltato. Stavo dicendo, E grandissimo Napoli, vero, zio Mario? Sempre. Grande.
c'era pure mia compagna qua in Filippine, facciamo quello. Madonna, proprio top. Grande Phil! Sì, la mia compagna. Ciao Lord! Grande, grande! Non lo sapevo, Gio Mario, figata! Ciao Lord! Non lo sapevo. Ah. Ciao Lord! Ciao Lord, benvenuto! Grandissimo Lord! Ci sei mancato! Dov'è la mitica Giulia? Giulia! Dove sei Giulia? La moderatrice più brava del mondo! Allora ragazzi, stiamo andando un po' pianino perché devo capire un po' questa Huracan, che non si può dire le parolacce, perché io avrei detto una parolaccia a questo punto, no? Le Huracan, porco! Eccola qua! Porco auto! Chi lo dice? Lord! Che fa? Oh! Buonasera, grande Phil, dai, sei entrato su un gruppo figo di GT7, che figata. Gruppo figo, racconta, sono io. Infatti il gruppo, no, mitico è il gruppo di Marco Dran, quelli fighi sono molto altri figo. Quello, e noi siamo mitico, mitico. Mamma mia, mai visto la foto che ho fatto di Star Wars, Mario? No, vabbè, ma allora, le tue cover spaccano, però la cover di Ghost White Tokyo, che bella, la ship in cover medaglia, che la cover di Ghost White Tokyo, là, cioè, la top, per una mattina, è stato così qua, 8 ma c'è tre chili di piscia che la prima, non lo so, però la mattina di sabato con lì qua 800 fatto quella cosa, perché non si chiede, io stavo lavorando, che chef mi ha ricordato pure oggi, infatti... chef, ma è un po' faticato, un posto, quella faccia di mare, la roba è perfetta, cioè, quella è la cover della mitica piscia. Eh sì, è vero, è vero. Io l'ho salvata, Marco, quella, cioè, l'ho salvata quella là. Cioè, l'ho messa per le lindi. Io quando sono triste quando quella cosa che la vedi. Il cuo 800 ti salvato una mattina. Mamma mia. mi vengono così da fuori. Prima c'era quella di Dating Light, che era quella bella. Sì. Sì, però è forte. Ma quella di Ghost White Tokyo, Marco, io non lo so. Lì è next level, altro livello. No, ma non lo so se qualcuno ti ha suggerito, fai questo, per questo. No, tutto di mio. Tutto di mio, amico mio. Ragazzi, no. Tutto di mio. Sì, ogni tanto vengono. Tu hai recuperato, Marco, ti rendi conto? Cioè, stai uscito avanti dal mondo. E qui si corre. Vabbè, ma sei, dai, stai giocando, ma sei proprio lì, anche fattibile, ma più che altro noi giochiamo tipo la decima gara che faccio, giochiamo per divertirci, come gli amici che entrano dentro nella mia live per divertirsi, ragazzi, per stare con noi, divertirsi e giocare insieme, se volete potete giocare insieme a me, datemi il vostro ID, assolutamente, raga, passatemi 12.000 crediti, dai, non è male. Kevin, no, hai fatto la gara? Sì. Sì. Vuoi che proviamo a entrare da te? Non so, no, perché sto urlando, scusate ragazzi. Allora, usciamo un attimo, zio Mario. E Iban, cosa c'ha Lord con l'Iban? Allora. L'Iban è buono, manda. Appunto. Manda, vieni. Oh, la Madonna, Phil, davvero? Ma c'è dei settaggi, qualcosa che puoi passarci? Così approfittiamo. Mangio un Kinder Pigui, che dici? Dai, vai tranquillo. Intanto creiamo la stanza. Sto entrando da Kevin. Assolutamente sì, amore mio. E prendi l'acquina frizzante e accendi quella luce lì, amore, che è buio. L'acquina frizzante, l'acquina frizzante. Oh mio Dio, no, quella luce. Ho capito perché fai le cover belle. Cioè, mia moglie ha acceso la luce di sala col buio così. L'acquina frizzante. Un po' di frizz ci vuole. Allora io volevo anche ringraziare l'amico Morris, ragazzi, che ci vediamo lunedì serata Warzone. Sì, Phil. Bisogna conoscere tutte quelle cose lì. Hai ragione. Ragazzi, Kinder Pigui è buonissimo. Aperta e chiusa parentesi. Bravo. Marco mi ha pagato
50 euro se fanno lo sponsor di che cliente. Sì, infatti ti stavo dicendo, se puoi dire Camber Bridge è meglio. Che qua ci vuole un attimo per prendersi i ban. Allora, non mi fa entrare Kevin. Allora, il problema mi sa che è tuo, scusami. Camiseria, come mai non mi fa entrare? Ma solo a te, il resto entra. Sia Shatter sia Mario. Come lo risolviamo la problematica? Tu non riesci a entrare neanche da me. No. A me sembra la lobby la fa Mario. Se no fa la lobby Mario, dai. Io devo fare la lobby? Sì. Va bene, basta che mi spiegate come va si bene, fa. Phil. Un attimo che sto prendendo di bere. Arrivo subito. Vodka in realtà. Vodka. No, sto prendendo un grazioso tè alla pesca. Molto grazioso questo tè. Sa di pesca. Mi dai un altro cuscino, amore, che sennò mi si spacca la schiena. Era. No! Cosa hai combinato? Il logo di Marco Drums Games, siamo... No! Il mio logo, mi ha fatto cadere il mio logo. Adesso così hanno capito tutti che non è digitale. Il cartonato del logo, ragazzi, è bellissimo il cartonato del logo. E le mie idee, mitico Mario, sui cartonati, che roba, raga. Allora, crea nuova stanza, nome stanza... Marco Drums Games. Marco Drums tutto attaccato, Marco sì. Drums. Games. Attaccato, un triangolo, Games. Marco, il cartonatore. Bella Lord. Vai Marco Drums Games, vai. Ero due fine, vai. Allora, tipo di gara, amico. Oh, non morire, zio Mario. Sono morto. Allora. No, com'è non cadeva? Nome e tracciati. Un castello per bene. Metto Lago Maggiore? Lago Maggiore? Sì, dai che la conosci. Okay. Dopo per Phil facciamo l'Interlagos, però. Quale metto? La... Circuito completo? La porta. Che cos'è questa roba qua? Marco. Dimmi, scusa. Che metto, circuito completo? Sì. Il primo. Ok. Numero di giri? 6. Quanti giri puoi mettere? Fai 4, fai se vuoi anche. Dai, facciamo 4 che è meglio. 4 giri, vai. Sì. Tempo limite 0. Meteo. Esatto. Tutto sotto a posto. Metti sereno perché non ho rotto di balle se abbiamo la pioggia. Personalizzato. Mattina. Guida, amore. Condizioni meteo, sereno. Sereno. Falli, guida. Qua di fianco, tata. Crea stanza. Vai, fatta. A fare la tua lobby. Ho provato a farla, ma non va. Io riesco a entrare con... Salutami tanto la mia amica Giulia, ok? Riesco a far entrare zio Mario, ma Kevin non riesce, quindi... Non so se è una questione che ci sono troppi paesi di mezzo, Svizzera, Germania, Italia, o... Scende la pioggia e un altro scurvazza, esatto. Allora, a me tra l'altro mi si è anche bloccato, tra l'altro. Che se esco è un casino perché mi crasha tutto. Ciao amici di Twitch, stiamo aspettando il mitico... Oh, Lost se n'è andato. Vediamo se il mitico zio Mario ha fatto la stanza. Pronto, raga. Eccomi qua, eccomi qui, vediamo se entra. Sto entrando. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete già iscritti. Se siete già iscritti, grazie mille. E guardate che bello il loghino cartonato. Se volete giocare con noi, io zio Mario, il mitico zio Mario e il mitico Kevin... Potete giocare anche voi di Twitch con noi, mi fate l'iscrizione e mi date il vostro ID da PlayStation.
Seconda cosa che volevo dirvi intanto che entriamo. Sto entrando, zio Mario, adesso mi sto facendo accesso alla stanza in corso, ma non vedo miglioramenti rispetto a prima. Dovrei già essere entrato a regola. Allora, io vi aspetto, ragazzi, domani sera con Gran Turismo, venerdì sera con Warzone, con voi amici, Sharder, Lord e il mitico Pierpaolo. Ok, ragazzi? Ma assolutamente sabato e domenica un sacco di live, alle 3 e alle 20.30, ma lunedì vi aspetto tutti, perché c'è il mitico Morris, ok? Dei Q-Slash, che giocherà con me a Warzone. Grandissimi, 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 grandissimi. Dopo sto organizzando con l'amica, allora, una live fichissima con l'amica Lucy Lux, ragazzi, Adesso poi vediamo se nel weekend riusciamo a fare una mega live anche con lei. Grandissimi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Allora, vediamo se riusciamo a entrare a fare questa benedetta stanza, se no io, sì ragazzi, non so cosa fare. Farò io la lobby, se riuscite a entrare giochiamo, se non riuscite a entrare, amen. Ma tu zio Mario hai anche delle macchine un po' scarse, tipo, non so, la Panda, la 500, la Mini, delle macchine un po' più scarsine? Zio Mario. Ui Marco, scusami, no, stavo con il microfono mutato, non lo so. E tu guarda che mio fratello, mo ho visto, è a livello 15 sull'account, ma non è basso. Non è che magari hai qualche macchina... Il livello collezionista è 15. Fa appunto. Allora, cambia auto. Allora, che macchina vuoi? Come? Tengo la Panda Abarth 500. Ce l'hai, la 500? Okay. A 500, però il problema è che 300... io non riesco a entrare, amico. Allora, quindi faccio così: io e te riuscivamo a giocare prima, quindi ricreo la stanza anch'io. Scusami, ma dobbiamo per forza fare così. Il Lago Maggiore ti piace come sta, come pista? Sì, ho detto che la 500. Dai, facciamola con la 500, dai. La 500 che va più pianina. Lupine, diciamo. Ma è bella perché va pianino, dai, bella. Va pianino. Allora, ragazzi, danni visibili, sì. Nessun limite pipì. Allora, le gare online sono anche un po' così, amici miei. Ma sei entrato nella lobby? No, a me non mi fai proprio entrare, no, neanche da zio Mario. Non lo fa entrare. Sto creando io perché me la crea subito e vedete se riuscite a entrare o se no non so cosa dirvi, Kevin, mitico zio Mario. Devi live play? Ma non posso farlo, solo la live, cazzarola. Scusa, puoi dire... Oh, sei entrato! Oh, vedi? Cheat. Niente. Ma secondo me è un po' qualcosa di serio. No. Niente. C'è entrato o non c'è entrato? No, c'è successo perché era... Ma tu sei entrato in quella del zio Mario, Prova a vedere che c'è la mia adesso. Perché c'è due nomi, anche zio Mario ha fatto Marco Drums Games. Entrate nella mia, ragazzi, anche tu Mario, esci fuori dalla tua. Ti dissoci, grande Pierpaolo! Io ti aspetto venerdì, Io già sono uscito dalla mia e già stavo entrando nella tua, ma niente. Come niente? Ti dice che non puoi entrare? No, non mi fa entrare, no. Magari c'è... La gente aspetta un attimo, non c'ho niente da riavviarla. Ma io l'ho riavviata prima, di fare la live, Non stavo giocando Gran Turismo, quindi non... Poi prima è entrato il suo Mario con me, è entrato. Ci stavamo giocando. Sono in server, ragazzi. Va bene riavviare. E se entriamo... Dove? Nei server di qualcuno estraneo. Proviamo. Proviamo la pista di un altro e vediamo se riusciamo a entrare tutti e tre. Sì. Non parto lì. Meno di niente. Allora, Lord, io prima stavo scaricando i giochi nuovi dall'Xbox, però non li ho fatti partire, sinceramente. Dai che sono primo, ragazzi! Sono primo di uno! Ci sono solo io! Arriverò primo, sicuramente arriverò primo. Grande Lord! Ciao amici, Twitch, benvenuti ragazzi, grandissima serata Gran Turismo, però con i miei amici sta andando un po' così e così. Col mitico Zio Mario siamo riusciti a farci una garetta. Col mitico Kevin non riusciamo a entrare nello stesso server. Adesso stiamo provando a fare un esperimento, entrare nel server di una partita di un altro. Vediamo se ci fa entrare. Perché a questo punto se non ci fa entrare vuol dire che noi tre non possiamo giocare insieme, il gioco non ci vuole. C'è poco da fare.
Ok, allora abbandoniamo. Troviamo la partita di un altro, giusto Kevin? Che barba. Abbiamo provato tutti e tre comunque, eh? Allora, ce n'è... Beh, Nürburgring direi proprio di no. C'è uno a Monza. C'è uno a Monza, ragazzi. Non so se lo vedete anche voi. Gara amichevole. G-Greg-08. Non c'entro nessuno. G-Greg. Ma chi ti fa vedere? Chi lo sa se ti fa vedere gli stessi... Su Monza? È il primo un po' vecchiotto, però ci sta di brutto, ci sta. C'è anche uno svizzero, tra l'altro, che è 3 di 16 al Lago Maggiore. GHG. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo cercando di fare una mega partitozza insieme, eh. Allora. LHG Turismo. Ma non so se ci fa vedere le stesse partite, Kevin. Vedi, adesso le ha caricate altre. Al massimo... No, vai dentro tu in una e poi entriamo, scusami. Vai dentro tu in una. Sì. E poi io vedo quella che sei dentro tu, ci provo. C'è anche Sasi 95. Dai, entro io. Entrate da me. Sto entrando da un signore. Vai. Stanza non trovata. Vai. Benissimo proprio. No, questa sera sono i server. Stanza non trovata. Allora, vediamone un'altra. Allora, facciamo... Allora, tipo di gara no. Regione. Facciamo tracciato Monza, dai. Cerchiamo la... no, facciamo questo qui che è il Lago Maggiore, che è il mitico Zio Mario. Ma Monza la conosci, Mario? Sì, la conosco, però non ci ho mai giocato. Conosco la pista, però. Vediamo, dai, facciamo l'altro, allora. Aspetta che vado a cercare il Lago Maggiore. Allora, Lago Maggiore, circuito completo, dai. Solo circuito... Ok, ne troviamo una che non c'entra nessuno. E poi voi entrate da me. Vediamo se entro, eh. Questo qua è olandese, quindi facciamo Olanda, Svizzera, Germania, Italia. Bella lì. Secondo me, ragazzi, stasera non si può fare neanche l'online, eh. Io ve la butto lì, ma non mi entra nelle stanze. Che barba, che noia. Ma voi due vi fa entrare? A Kevin e a Zio Mario? No, nemmeno a me. Non voglio te. Sentite il suo lobby? Accesso alla stanza in corso. Guarda da... Svizzero no, marca di cioccolato famoso. Svizzero? No. Ma... No, ah sì. No. È vero. No, era no. La pubblicità. Bravo, ma non si può dire. Grandissimi, ragazzi. Dobbiamo trovare una posizione, amore. Devi trovare una posizione dove si veda un po' meglio, eh. Perché, ok, che figo, ma... Occhio, Marco. Appunto. No, niente, raga. Allora, ne provo un altro, dai. Tanto... ok, proviamo questo qui che è olandese. No, questo è francese, mi sa. Ok, sono dentro. Aspetta, installazione dell'uscita, di che cosa? Aspetta, no. Ecco, okay, sì, sono dentro. Loschi, trovata. Vai. Oh, merda, 350 inferiore. Chi è? Che macchina ho la 350? Coglionito su francese. Non si dice sta cosa, amico mio. 350, vediamo un attimo che macchina ho da 350. Cosa c'ho da 350? L'appunto, la Topolino. 350. Cioè la Golf, dai. Ma che... Dai, gioco con la Golf. Con la Golf GT. Sto quando entrare. Ti fa entrare? Oh, mi ha fatto entrare, aspetta. Oh, Kevin, io lo vedo, eh. Anche esatto. Tu, eccolo. Oh, e vai. Che macchina metto? Io ho preso un Golf vecchio. E c'è la Mini Cooper. Anche la Mini, bella la Mini. Quanto deve essere di più la macchina? 3,50, Mario. C'è la Mini Cooper, dai. Quindi 3,50 se non va bene. No. Non te la fa mettere 3,50. 3,50 preciso, se non ce l'ho. Neanche uno proprio. Questo metà gara fa 3,50 questo.
La Abarth non ce l'hai? A quanto ce l'hai l'Abarth? Di più di 350? 377. Quindi neanche una. Non è che magari c'hai la... Tengo questa qua, la Fit Hybrid. Quant'è? 28. Quanto? Della Honda. Vai. 28. Vai. Ma da 3 all'ora lo sta venendo per me. Cioè, quello che passa al convento. Io sono con la Golf GT, quella vecchia. Ma noi cerchiamo una Talobi, mi pare. E vabbè, adesso siamo entrati, facciamoci sta partita, va? No, quanta sera stiamo qua tutta sera a cercare lobby. Però vedi che allora è un problema tra noi, perché noi dentro da un altro siamo riusciti a entrare, capito? Siamo tutti e tre dentro, anche tu con Mario sei dentro? Sì. Vedi? Ma non vedi Luca. Che cazzo è possibile sta cosa? Dovrebbe uscire il proprietario della lobby e lasciarci dentro. Ci facciamo i cazzi nostri. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Guardate qua, la mitica Olivia. Oli, saluta gli amici. Saluta amore. Hai visto, hai ragione. Dopo Interlago smettete le GT3. Se riusciamo a entrare sì, Phil. Se no faccio io il giro, dai. Adesso siamo dovuti, per poter giocare insieme, entrare nella lobby di un altro, il francese. Quindi pensa a te che lui ha fatto 3,50. Sì. Mi riporta in tutti di quando ero piccola. E vai a farti un po' di giri di prova, Mario. Dalla serie che si muore da... Qua, guarda la gara, dove? Dove c'è... Sì, vai a tracciare. Almeno provi un po' la macchina, perché non l'hai neanche provata. Grande Lord! Allora Lord, ho delle grandi novità. Domani sera Gran Turismo, ragazzi. 8:30, vi aspetto tutti. Venerdì Warzone, con te Lord, col mitico Pierpaolo, con zio Mario, e con chi vuole giocare con noi, ok? Venerdì Warzone, ragazzi. Vi aspetto. Poi weekend di gare, sacco di giochi. Oh, chi è che è uscito lì? L'ho visto contro il muretto. Oh, tiene però sta Golf, bella macchina, bella macchinetta, però. Puoi giocare tu? È una macchina che aveva mio padre, sta macchina. La Golf vecchia? Sì, quella che c'è così. Bella. Questa ce l'avevano. La vedevo anche qui in paese da me, comunque GT era. E costava un botto una volta sta macchina, Non è che te la tiravano dietro. Sei pronto a morire? Va bene, a venerdì ti voglio vedere, Lord. E, ragazzi, lunedì, la lobby è già stata creata, la data è già stata segnata sui calendari di tutto il mondo. Vi aspetto per la mega live con Lord, Pierpaolo, Morris e il mitico Marco Drans, ok? Lunedì sera vi aspetto tutti, che c'è il mitico Morris. Warzone. Sono pure zio Mario. Bella. E no, come si in Italia ad abbracciare la mia famiglia. Ah, vedi. Allora, il venerdì quando vuoi facciamo vari, perché la programmazione la sto facendo così, grandissimo zio Mario. Allora facciamo il lunedì sempre fisso con il mitico Morris e vabbè, per adesso facciamo World, dopo devo decidere con il mitico che facciamo. E invece il venerdì è libera, nel senso scegliamo un gioco online e si va a giocare. Quindi se siamo in 4, 5, 6 si gira, capito? Qualcuno sta fuori o si fanno due partite e poi dopo si vede, insomma. Ed è una cosa fichissima, no? Sì, molto. Sì. In più, ragazzi, io non so se stasera è entrata la mitica... Guidami tu, amore mio. La mitica Lucy Lux, ragazzi, sto cercando di organizzare anche con lei delle mega live insieme. Figata. Eccoci qua. Quindi facciamo. Sono da 3 all'ora questa macchina. Ragazzi miei, siamo vinto. Troppo bene. Vabbè, Mario, non ti puoi lamentare. Non potevi andare oltre i 130 in Svizzera, no? Sei abituato, quindi va bene. Sta tormentando.
Oh! Vabbè, vabbè, io... Ok. Fermo qui. Allora... Ma questo... Abbiamo fatto il... Vai al tracciato, annulla partecipazione. Ok, il tipo qua penso che se n'è andato a mangiare. C'è lui ancora? O siamo solo noi tre? Ma tu è mitico... No, c'è. Eh? C'è? Ma tu stai giocando... Zio Mario? No. Sì. Ah, ok. Ma perché se vai fuori fa tipo una roba strana di lui. Tipo che non è ancora entrato in live. In partita. Bella lì, ragazzi. Grandi amici di Twitch. Benvenuti, Marco Dramos Games. Gran Turismo 7, amici. Col mitico Zio Mario e il mitico. Online. Stiamo facendo la macchina con le macchine vecchiotte. Con le macchine vecchiotte. Grande, grande Lord, bravissimo, bravissimo. Allora, vi faccio vedere la macchinina da fuori, Ciao, bruschetta! Il cane? È certo che è vero. È qui. Olli. Olli. No, qui è il cane cartonato, in realtà, vorrei fare gli effetti 3D. Lascia la che è di ferro. Olli. Guarda, è vero, il cane è bellissimo. Grande bruschetta, grandissimo. Allora, bruschetta, se... anche tu, Marco, sei un cartonato, però... È vero, sembra finta. Ciao, mitico bruschetta. Sì, sì, è lo solito. No, perché c'è il cane che sta guardando fissa contro il muro, no? Quindi. Salutare gli amici. Ciao Leo, ti hanno salutato, grande salutato. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Zio Mario, ciao Kevin, ciao a tutti ragazzi, ciao amici di Twitch. Bella lì, bella lì. Ciao ragazzi, non quel cartonato che mi fate cadere il logo, che il cartonato del logo è stato un veramente una cosa fichissima farla. Guardate che bella macchinetta che abbiamo, ragazzi. Ce la stiamo facendo così, ma il tipo non fa partire la gara, Che volevo dirvelo, ma... Amore. Cosa metti questa FK, Marco? Non siamo noi, È FK il tipo. FK. Cioè che sta non si muove. Ah, ok. O scegliamo un'altra lobby, proviamo a rifarla, o se sta a cuore di sì. No amore, non senta niente Star Wars stasera. Dovevi venire domani sera, ieri sera. L'ho fatto per tutta sera, tu sì, non c'eri. Ma che tempi fate voi? Perché si può vedere anche te. Hai visto che bellina la golf? Bellissima. Guarda anche che da dentro. Amore, no, lo stasera. Sto fare sul tempo, sincero. Stasera non c'entra niente Star Wars. Vieni e fai tutta sera Star Wars quando. Fai vedere il cartolato di Star Wars. Fai vedere gli amici il cartolato di Star Wars. Il cartolato di Star Wars. Penso che a livello youtuber nessuno faccia i cartonati, vero zio Mario? Nessuno proprio. No, non è una cosa che si fa normalmente. Però nessuno ha deciso cosa si fa, cosa no. Cioè, certo. Solo Marco Drums Games c'ha i cartonati, ragazzi. Per questo dovete seguirlo. Il metallo nato, cioè di metallo. Bravo. Solo Marco Drums Games. Non si scrive. Bravo, esatto. Oh, chi è che c'era lì nell'angolino? Io. Stavo aspettando. Kevin. Ti stavi aspettando. Ti sei ribaltato. Dì la verità. No, stavo aspettando. Allora vieni, dai. Ciao, mitici. Benvenuti, ragazzi. Eccoli raga. Allora, benvenuti a questa Vega Livettona fatta con le Golf GT. Ma dove sei? Ah, sei dietro. Aspetta che facciamo passare Kevin. Oh! Grande Kevin, grazie,
Grazie, grazie. Andiamo a prendere Kevin che c'ha un siluro. Ma come fai ad andare con quella macchina? Io c'ho il Golf Vecchio, tu vai con la Nissan GTR. Sì, perché la pista è a cavalli. La macchina può avere solo 257 cavalli. Ah, cavalli, non pipì. No. Aspettate che andiamo a... Ah, i cavalli ha messo il ragazzo. Quindi possiamo andare... Allora, possiamo andare... Con la R8. Con questa. Guardate ragazzi con che macchina stiamo andando, perché è fighissima. Sì. No, io non so GTR del film. Ma non mi interessa, amore, io viaggio nel futuro, arrivo prima. Prima arrivo. Che bello. Che meraviglia sta macchina, ragazzi. Oh, guarda il Kevinino, guardalo, correttissimo, correttissimo lui. Io dove addosso? Ma se io ero esterno, ah, ma hai detto posto a destra questi finale tu, perché sono io. È arrivato, freno io adesso, siamo in competizione qui. La DeLorean, raga, che sportellata. E io e il mitico Kevin ci divertiamo così a sabato mattina, a sportellarsi, eh. Il sabato mattina ci sportelliamo, il venerdì sera ci sportelliamo. Ciao amici miei! Così si fa, aggressivi, grande Lord, così ti voglio. Guarda quella DeLorean come va, come sbifora, come dico sempre io, sbifora sta macchina. Destra-sinistra. Casco ben allacciato, cinture sempre allacciate anche di giorno. Grande Giove. Ma non vedo il mitico zio Mario, non ti vedo sulla pista, dove sei? Non lo so, sto molto avanti qua, dice. Citazioni, citazioni, grandi ragazzi. Il terzo giro, finito. Bravo, 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 bravo. Ho detto bravo, che l'ho rivisto. Oh, grande Giulia. Ciao, Giulia. Ti ho salutata prima, Giulia. Ti ho salutata, eh. Ciao, Giulia. Ciao, Giulia. Eccolo, sei tu, Marco, quello? Sì, 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 sì. Eh? Io c'ho la DeLorean. Non ci fai la fermo? No, non so. Sì, ti vedo fermo io. No, l'ho sentito di me. Ho la live che prova che ho la testimonianza, zio Mario. Ma infatti io non ti vedo in pista. No, nel senso, non ti vedo in pista. E dove sei? Io non ti vedo neanche nel simbolino. Ma tu vedi il mio simbolino rosso o blu? Sì. Sì. Allora sarà un problema tecnico, scientifico delle. Appunto. Non lo fa vedere, ma lui è dentro. Sì. Ma c'ha problemi di server, mi sembra. Perché non ci fa neanche entrare nel loro. Cambi la macchina? Cambiamo la macchina. Allora, andiamo a vedere, ragazzi. Impostazioni. Vediamo un attimo, Cambia auto, dove era? Quello prima di andare via, di andare fuori. Opzioni, lì come... Non ricordo come si chiama. Impostazioni, non mi vista, esci impostazioni. Sì. Quale? Però non c'è il cambio auto. No, vedi che l'ampeggio è giallo, non si può, troppo caro. C'è il Lancer, abbiamo la Lancer. Come non c'è il cambio auto? È impossibile. No, ora c'è. Postazioni, cambio auto. Questa è la GTR. Ciao amici. Quello che vuoi tu. Guarda che abbia 350 cavalli. I cavalli, dove si vedono i cavalli? Sulla macchina c'è FR, c'è un numero con CV, quelli lì, CV. Ok, quanti cavalli? 350 di massima. Ok. Vai. 250. Oh, adesso è entrato l'occhio. 250. Oh, 257. Chi è gialla? Ora la sesta, Marco. Ma
Abbiamo scelto la stessa macchina! No, incredibile, 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 neanche farlo apposta, raga. Ho fatto una bella, una bella. Kevin! Verniciato Kevin! Oh! Oh, Kevin di punta! Allora, io la prendo larga, così ho la traiettoria giusta. Esatto, tu non mi puoi passare. Perfetto! Allora, la M3, ragazzi, sbifora, nel senso che quando acceleri un po' lei va dove vuole lei, eh. Oh, guardala qui! Come adesso? La spingo così. Ma io non ti vedo in pista, Mario. Ma cosa succede? Oh! Ma dov'è? No! No! No, guarda che se lo... Ciao, amici di Twitch, benvenuti, ragazzi! Ci stiamo divertendo online, raga. Sportellata tutto piano. Ma Stoloski, vedi che sta andando, che sarebbe il francese che ha fatto la lobby, ma vuole... Ah, per far partire la gara. Che macchina di merda. Non si può dire. Si dice che macchina che non va tanto bene. E te l'ho detto io. Oh, come ecco. Viaggia dritta. L'ho detto. Come viaggia dritta lei. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Sto aspettando la mia amica Lucy Lux. Non so se entra stasera. Grandissima, se entra. Scrivimi. Siamo? Sì, ho visto. Oh, che persona, c'è la GTO, la Mitsubishi. Mitsubishi? Ti dissoci? Amico mio. Sì, ragioni. Vediamo se con la M3 riesco a fare un tempo carino. Mi guardi che si vede il pensato. Non lo so, non si riesce a vedere. No, in... va bene. Grande Brusche, grande Filbo. Kiri. Lord. Ciao Vinti. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vediamo, vediamo se faccio il tempo buono. 1.38. Era dentro però. Oh mio Dio, sta macchina non frena. No, no, no. Avevo fatto un bel giro, raga. Come siete messi voi? Sto aspettando. Non mi sono fatto valutare io. Chi è questo qua fermo? Kevin? Sì, potrei cambiare macchina. Ma è che questa fa cagare. Non mi piace. Sto trovando una buona. Ma sei abituato bene te con la Mercedes, eh? La CLK da 6 milioni, mi sa, eh? Amico mio. Fanno un po' tutte cagare, secondo te. Che macchina? Sei tu quello dietro? Sì. Sei tu con quella rossa? Sì. Cosa che è? La Mitsubishi GTO. La GTO, Mitsubishi, bella. Ciao amici miei, ciao mitici! Bisogna fare qualcosa per la telecamera. Ma è il server, amico mio, perché io non ti vedo proprio. Io vedo solo io, Kevin e quel ragazzo di francese. Che poi tra l'altro non fa neanche partire la lobby, quindi non fa neanche cose tanto. Bene, gara chill. Sì, un po'. Troppo veloce, per Aspetta un attimo, perché Marco Drans non è che gli hai proprio dato via, ti è di fianco, eh. No, e Kevin ce l'ha fatta, Marco Drams, no, è andato per Boschi. Sì. Guarda, guarda, non prendo una sega, sono serio. E poi sbifora, nel senso, oh, guarda qua, guarda qua. Sì, la CLK, cos'è che si fa, l'M3? No. Ah, BMW, scusa, è vero, il BMW, ho sbagliato, Ma sai perché ti sto dicendo? Perché mi fa vedere praticamente che non sei dentro a me. A me sì? 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 Me. Allora la mia partita. Voi vi vedete a me no? È un bug. Il gioco. Non vedo più sportellate. E infatti.
Abbiamo provato tutta sera, mo. Adesso proveremo, ma almeno facciamo qualcosa di divisivo, se no non si può fare niente, è un problema di server. Tu stasera farmi poi? Sì, assolutamente, un pelino, dalle 11 alle 11 e mezza così, quando chiudo la live. Quando è fatto? 6 mi sembra, però fa dei problemi, dopo ti devo dire. La Clio? Sì. Type-R? Sì. Questa è bella, eh? Poi c'è quello che ci hanno regalato. Devo mettere in pista, amici, bisognerebbe fare un sondaggio, mo, Sì. Volete che Marco usi questo qui? Oh, poverino! Chi è Marco? È Kiri, Kiri che c'ha il bambino con la febbre. Sì, poi è un problema. Ciao Kiri, Marco, ciao amici. Guardi la freccia, guardi la freccia. Ma c'ho le frecce accese? Come le frecce? No, io. Che freccia hai? Hai messo la freccia? Come hai fatto a mettere le frecce? Con R2 sono volano. No, davvero? Ti metto la freccia a destra e a sinistra? Che figata. Un abbraccio a Kiri, buonanotte, buonanotte amico mio, saluto i tuoi figli, eh. A domani, dai, domani in un'altra mega serata. Si sente bassa la mia voce per Paolo? Ciao Kiri, buonanotte. Benissimo, mi sento. Bassissima? No, sento benissimo. Ah, ok, infatti. No, dicono in live si sente basso, non lo so. Al massimo passo un po' l'audio di gioco, ragazzi. E Paolo, dimmi ancora se secondo te si sente basso, perché a volte magari parlo un po' piano, eh. Bella sta Civic, viaggia bene. Ok ragazzi, anche tu. Okay. Tutto, cosa tutto? Pierpaolo, se mi dici tutto non capisco. Marco, ma come, oh? Sono secondo, è che il mitico Kevin ha preso quel prototipo lì che viaggia proprio da paura. Manca pure benzina. Ciao amici, Twitch, benvenuti ragazzi. Non c'è più benzina. Quella come? C'è la prossima benzina? Sì, neanche di vuota. Ma dai! Ah, ecco perché. Ma che l'abbia fatto questo tipo qua? Ci credo che non c'è dentro nessuno. Se ne belline forse. Se no chiudiamo le macchine tra stanza. Proviamolo, proviamolo una noi e me lo facciamo una gara con Mario, Mario, perché sono io noioso. La macchina lente ci sta, divertente, però non ho fatto niente io per Paolo, adesso provo a darvi le impostazioni, ma è la stessa live di degli altri giorni, eh. Io credo di avere forse dei problemi di linea perché non riusciamo neanche a collegarci tra di noi stasera, non... penso che dovrò riavviare il modem, diceva il mitico zio Mario che bisogna riavviare il modem ogni tanto, né zio Mario? Sempre. No, ogni tanto, prima di ogni live. Ma perché fa tipo la sincronizzazione ancora? Deve fare quelle cose lì? Sì, assolutamente sì, non solo. Comunque il modem si intasa, accumula pacchetti, a fare streaming comunque occupa un sacco di banda, anche se non sei anche per fare streaming dalla console. Vedi. Quindi il modem va sempre cambiato. Lo riavvii, lui si resetta e riparti da zero. E questa cosa qui non l'ho mai fatta. Quindi bella, grazie della info. È una cosa importantissima che devi fare. Grazie della info. Tutto se in futuro userai il gato. Sì, ce l'ho il gato, l'ho preso. E quelli ti consumano un botto di banda che tu non immagini nemmeno. Sì, non solo. Mentre fai le streaming, purtroppo, devi staccare tutto.
Smart TV. Davvero? YouTube dei Staccatupsi. Se no va scatti, vero? Sì, Marco, se vuoi la qualità ottimale, sì. Tu ora sei un canale piccolo, va bene, non è un problema. Però poi potrei essere che tu avanti. Marco Vascatti, e la voce non è sincronizzata con il movimento delle labbra. E non si sente l'audio. E non posso mettere full HD. Oppure tipo arriva 15 minuti spettatori, ti lascia la live. No. Ti vanno per esperienza. No. Poi ti vedi tu quanto c'è da fluore, quanto c'è da fluore però. Ma sul 90-40, però dipende molto dalle... tanto così. Senti, io tengo 1000 mega in download, 800 in acqua, a me non mi fa un cazzo. A me non mi fa un cazzo. Io e mio fratello facciamo insieme a streaming in 8K. Ci mancherebbe, figa, tutta quella roba. Ma tu devi tutelarti, diciamo. Allora, la PlayStation gestisce abbastanza bene la Play. Sì. Sì, è gatto, si vede. Si può dire, fa schifo, però sì. No, beh. Xbox gestisce le streaming in modo pietoso. Infatti ho preso l'Elgato, l'HD60+, per fare prima di tutto che posso streamare su YouTube, che non si può fare. Ma sì, ma la volta che c'è l'Elgato voglio anche i giochi della Switch sul canale. E la Switch, la Switch l'ho venduta, la mia l'ho venduta perché l'ho finiti quei giochi lì sulla Switch di mio figlio, e poi tutti mi hanno detto vendila papino, ma porzo, perché io ne ho 4, Marco, se vuoi te ne passo uno. Caspita. Bella lì. Le collezioni. Però il problema è limitati che mi piacciono. Figo. Il problema è che ho provato già a fare una live su YouTube e scattava, quindi è un problema. Il gato, quando lo vuoi settare mi contatti e lo settiamo insieme. Ok, grazie. Il gato va settato bene, perché con la linea che c'è tu ce la fai. Sì, dici? Allora, ho trovato, ragazzi, ho trovato un'altra di gara. Facevo streaming con la 50 mega. Ah, ok. Tu che la 100 mega ce la fai. Alla fine a te ci vuole un 10 in acqua per questa macchina. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, questa macchina. Tu devi vedere cosa sto... La Stratos, ragazzi, vi dico solo questo. Sto usando la Stratos. Comunque, tornata la gara. Sì? Su Monza, dire 3. Proviamo a farne una noi, sinceramente, ragazzi. Che ore sono già? Sono già le 10 e passa? No. No, ma non c'è... Mamma mia, ragazzi. Allora. No, proviamo a fare un'altra, dai, facciamo una lobby nostra, se funziona, se non entra da un'altra. Se entriamo dentro nei lobby così che il tipo non fa partire la live, poi diventa noioso. Allora, usciamo. Non lo so, questo italiano qua. Prova a entrare uno, dai. No, proviamo a farla noi, scusami. Provo a farla ancora io, un attimo, dai. Sennò... Magari adesso si è sbloccato. Mi saluto. Grandissimo zio Mario, grazie di essere venuto con me. Non sono abituato, mi è venuto il giramento di testa. lo so, Non sono abituato a guidare, non sono abituato. Oh, va che stanca anche proprio il volante, perché uno pensa che lì giochi, ma è stancante anche il volante. No, non ce la faccio. Dai, amico mio, grazie mille, ci vediamo alla prossima live. Figurati. Quando vuoi, tanto ci mettiamo d'accordo, e se devo fare il gatto ti chiamo e ti rompo le scatole. Sì, non ti preoccupare. Grandissimo, amico mio. Grazie mille di tutto, Ciao bello. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao Zio Mario. Grandissimo, ciao, grazie. Ciao. Allora, Marco James. Allora, tipo gara, numero. Allora, che circuito facciamo? Facciamo Interlagos. Dov'è? Interlagos. Perché l'amico, facciamo 6 giri, ok? Interlagos, 6 giri. L'amico Phil voleva vedere i nostri tempi. Ok, Kevin? Ok, allora dopo, se non riusciamo a entrare, Kevin, vado a fare un po' di offline, perché sennò poi la live diventa un po' pallosino, cercare le gare di altri che poi non partono, capito? Più che altro. Oggi abbiamo problemi, sì. Quindi è così, insomma. E vado a fanbare invece duro. Esatto. Allora, prova a entrare di qua, però adesso l'ho creata. Se riesci a entrare, ci facciamo qualche bella garettina, sennò gli faccio vedere i miei tempi al mitico. Sei ancora dentro, amore? Mi guardi chi c'è dentro? Non riesci a vedere chi c'è dentro.
Dai, gioco, fai bravo. Da tu sì? C'è dentro film? Speriamo di non avere problemi venerdì per Warzone. Amico mio. Sì, effettivamente. Grandissimo Phil. Allora, sì, ma con che macchine? GR3 si può fare? Sì. Allora. Ciao amici di Twitch. 520, 550. Io vado con lei. Bella libro, ok, grandissimo, visto? Dai, vediamo un attimo. Vediamo se il mitico Kevin riesce a entrare, se no facciamo un po' di giri così e vediamo che tempi faccio, così ci sappiamo regolare, grandissimo. Così. Allora, devo ingranare un attimino perché sta macchina, la Mazda mi piace tantissimo. Io credo una volta di aver... Ah, dobbiamo anche andare a aprire i biglietti, amore mio, e a comprare le macchine, quelle scarpe. Sì. È una sorta di Batmobile, esatto. Un attimino. Da fuori è un casino. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Sì. Niente? Come dici che mi hai fatto entrare, no? Che... messaggini. Poi mi puoi dire il simbolo di G7. E non carica. E non carica poi? Sì, carica un cerchio. E esce. Anche a me faceva prima così. No. Non so cosa dirti. Devo riavviare il modem e riavviare il gioco. Dai, vai a farmare. Rimani in party, così chiacchieriamo. Oh! Tanto qui è lobby mia, entro solo io. Vinco io. Allora, mia moglie mi vuole fare le cose da fuori, ma non si può fare. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a... Sì. Volevo tirare sul TCS, ragazzi, ho sbagliato tantissimo. Scusatevi, dai, il prossimo giro. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Siamo a Interlagos da solo perché volevo giocare con gli amici, col mitico Zio Mario e il mitico Kevin, ma non siamo riusciti a entrare stasera. Come mai stasera mi fa così? Sta macchinetta qui, mettiamo il TCS 4. Troppa potenza? Bragali miau. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Una mega live su Gran Turismo 7, amici miei. Andiamo a correre a Interlagos per l'amico Phil che voleva vedere quanto riesco a fare di tempo su Interlagos in Brasile. Sappiate una cosa, che questa pista l'ho vista da live, con mio cognato siamo andati a vedere una gara, non mi ricordo più che gara era, ma questa pista ci sono andato, su come sono andato in pista a Monza, ed è una figata incredibile andare nelle piste reali, ragazzi, dove sfrecciano macchine, moto a 300 all'ora a 10 centimetri dai muretti. Tra l'altro lo superbike ho fatto tipo 4-5 anni da vedere la Monza, bellissimo superbike a Monza, perché si può. Sì, anche col fatto. Bellissimo. Mega fortuna, Mega macchina leggera. Quando c'era Troy Bayliss, la Mercedes, quella 6 milioni? Mega macchina bella. La comprata. Beh, c'era una da 100.000 che volevo comprarla. Io la compravo stasera con gli amici di Twitch, che è sempre bello comprare qualche macchina e andare a provarla. La linea
infatti non riesco sempre a giocare con un Kevin, perché non sono riuscito. Ma è possibile che mi ha toccato dentro l'angolino? Grande Lord! No, puoi fare tutto con quella macchina di scusa. Puoi fare solo il GR3, no? Il GR1? No. Non credevo che sta macchina non mi trovavo così tanto. È un missile, sentite il rumore. Ah, anche questo è cordoli zero, eh? Dai, dai, giro buono. Giro buono Lord, giro buono amici. Porca miseria, l'ho appena detto, giro buono. Si aggira, sta macchina è impossibile. Sta macchina è impossibile. Ma perché che la usavo? Ma perché che la usavo? Vediamo un attimo. Proviamo il Peugeot. Ma io avevo comprato una macchina GR3, Lambo. Vediamo. Questa pista no. Cercava GR3 sta pista. Se vado con il Lambo con più gol. Dai ragazzi, andiamo a farci una mega. Allora, voglio farvi vedere i miei tempi al mitico Hill, ma non riusciamo a cavare un ragno dal buco. Oh, ma sei serio? Ma è possibile che gli vado a prendere sempre l'erba? Non ha alcun senso questa cosa. Oh, ho giocato una sera a Star Wars, non so più giocare a Formula a gratuito. Una pepe. Mi sa di sì. Mi sbifora. Io l'ho visto adesso. Mi sbifora via, non posso andare sui cordoli. Ma dai. Che macchina hai preso, Phil? Con che macchina? Questa è impossibile, non si può andare sul cordolo, ma zero proprio, eh. Guarda, che roba, va! Un RC7 quando ora. La Peugeot? È un mostro. La Peugeot? Sì, è un mostro nelle curve. Oh, sto Lambo è una cosa incredibile, eh? Con la Mizu? Che macchina è la Mizu? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Sto cercando di fare i tempi a Interlago. Se riusciamo buona, se no vado a fare un po' di garettine. Ok. Non subisci? Vabbè, dai, no. Sta cosa è una cosa incredibile, ma che macchina di merda. Allora, cioè nel senso, allora, RCZ, vai, vediamo che dice l'amico Kevin. Ok, cazzo. Sbagliato. Allora. Vediamo la mitica Peugeot. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Sì, RCZ, vai. ICS3, vediamo se sta in strada. Vediamo se riesco. Un bel pischietto che ha il turbo.
Bella lì, amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Mamma mia, ragazzi. C'è un modello più. Ma che bravo ragazzo. Cosa ho scritto? Oh! Ma delle poste non prendo le biglie. Sì. Sì, il caso non è neanche il... Ma è incredibile, proprio da gestire. Questa è un abisso, rispetto. Bella stabile, puoi prendere il cordolo. Quanto ha detto che ha fatto? Uno? 1,24. Ma come 1,35? Con la GR3, Phil. Urca! Ah! Vabbè, non ho tagliato non è niente, quindi è tenuto il tempo buono. Cosa? Poverina, poverina, dai, falla dormire, falla dormire. Basta che tieni acceso la TV su Marco Durante Game Channel. Ok. Penso che è andata bene, eh. Sì, hai ragione, il Peugeot è bella tosta, eh. Peugeot è tosto, bella, bella, mi piace la Peugeot. C'è qualcos'altro che è simile a Peugeot, Kevin, secondo te? Qualcosa che è simile a Peugeot, GR3? Guardalo, ho fatto tempo? Andate a prenderla. No, così per provare magari un'altra macchina, visto che sono da solo, sto facendo i tempi. Ah. Quant'è? L'ho migliorato? È migliore che stare più di due. Da vicino. Cioè, nella dritta non è che mandare il dolce come la terra rara. Però le pute. Madonna. Eh sì. È vero Lord, è vero. Non vedo l'ora ragazzi che siete dentro di fare la presentazione della live di venerdì con il mitico Warzone. Domani sera invece ancora Gran Turismo, eh. Facciamo tutte le belle garette, facciamo il circo, facciamo un po' di roba e poi qualche partita online con il mitico server, eh. Sì, sì, facciamo ancora un paio di giri, voglio vedere se fa qualcosa di meglio, mi fa quel tempo la buono. Fatto? Come è possibile che ho fatto 1,24 giri?
Ciao amici di Twitch. Tempo così, cioè, ho capito, non volevo capire come ho fatto da lì. Io schiaccio, lui frena, toglie potenza al motore per non farmi bloccare. Sarà una limitazione perché io voglio più potenza. Mi diceva che l'ha fatto a zero, a zero devo ancora imparare bene questa macchina. Toglierò completamente di proprio graduare in una maniera incredibile il gas. Guardate il giro. Allora, ti dico, Phil, che l'Interlagos, a parte che ci sono andato e tutta quella storia che c'è dietro, mi piace perché è una pista bella tecnica, veloce e tutto, ma non è una delle mie preferite, eh. Però è bella. Buona serata amico mio, ci vediamo domani sera Lord, grandissimo, 1.40. Ciao Lord amico, ci vediamo domani, mi raccomando, domani Gran Turismo, 7, andiamo a fare un po' di circuiti, un po' di roba, adesso giochiamo ancora una, tre quarti d'ora, un'oretta e andiamo via anche noi. Notte, notte Lord, grandissimo, buonanotte, buonanotte amico mio. Saluta Mira Giuli e ci vediamo domani. Un abbraccio, ciao 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 ciao. Grazie, grazie. Vediamo un attimo se c'è un'altra macchina per fare il GR3, vedere un attimo che cosa si può fare. Sì, fammi fare un paio di giri ancora, amore mio, tanto per... Fammela fare con questa. Oh! Guarda qui! Cosa dici che faccio, Phil?
venuto oggi, non è per l'emergenza più. Ciao amici Twitch, no, madonna santissimo spray, tanto era uscito dal box, quindi non sta contando. Fammi vedere un attimo se riusciamo a fare qualcosa di magari un po' più così. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Oh madonna santissima! Che bolide! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Carboceramici. Carboceramici, amore mio. Più freni, più scaldano, più frenano, è incredibile. Va bene, dai, andiamo a farci... Allora, 1:40, 1:22. Ci sta. Bustine. Aspetta. Me la apri tu, mo? Devo mettere meglio la telecamera domani. X, X. Dai. Macchina, 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 macchina. Grande Phil! Oh, la macchina! Voglio la Renault! La Renault, la Renault! La... Ah, pochi soldi, mamma mia, è una cosa incredibile. Tu ti lamenti del tuo giochino del cellulare, va qua. Eh? Mamma mia, ragazzi. Allora, come mai... Sì, ma doveva avere il colore verde. E perché è blu? Ma vabbè, non riesco a capire perché è blu, vabbè. Allora, andiamo a vedere se hanno messo qualche macchinina da comprare, eh? Cosa ne pensi?
C'è questa Cooper? La compriamo? No. Dai, 14.000, ma sì, ma dai. Ma guarda che bellina. Ma è bellina, dai, Yatsu Cooper del 02. Ma è una cosa incredibile, guardate che bella. La vuoi usare? No. La Swift. No. Dai, vogliono comprare la Swift, no. Mo. Dai, ma ti compro una Swift. Quando devi andare a fare la spesa, ma che carina. Dai. Fai due volte. Allora, esaurita. La Tuscan. Ma compriamo anche la Tuscan. La TVR, ma dai, è una cosa incredibile. È bellissimo. Ciao azienda, grandissimo. Stiamo comprando come dei matti. Sto comprando come un pazzo. Ok, abbiamo comprato tutto, tutto quello che si poteva comprare. Grande azienda. Prima c'è stata un sacco di gente, una cosa fighissima. Ciao Carla, grandissima azienda, grandissimo, mitico. Allora, tutto bene, grazie. Stasera abbiamo avuto un po' di problemi con la linea e quindi la live è andata un po' gnè. Però c'è stato dentro il grandissimo zio Mario, il mitico Kevin, che tra l'altro è ancora in chat ma si sta facendo di cazzi su. E guardate cosa c'è qua, ragazzi. La Cataram. Cataram, la Cataram. Questa io la vorrei comprare, vi dico la verità. Questa la possiamo comprare anche adesso, secondo me. Guardate, è un proiettile. Allora, nella sua lunga carriera, Franco Scaglione applicò l'ingegneria aeronautica alla progettazione di auto. Ma come può non avere, Marco Rams Games, una macchina che ha un faro in mezzo tipo Batman? Cioè, ma vi rendete conto che macchina è? Torino nel 52, 2010, lavoro di Drake, ha partecipato dopo. Ma dai, è bellissimo. Hai fatto il tourist troppi. Vai, comprata! Guarda, raga, un million e un million dato. Guarda che roba, quanto c'è nel faro in mezzo. Dai, è bellissima, raga. Guardate che mezzo ha comprato Marco Drums. La Bertone Bat 1 del 52, amici miei. Qui è tanta roba, eh. È tanta roba. Però Marco Drums vuole questa qui. Mamma mia, CLK l'auto da corsa più attraenti mai prodotta dalla Mercedes nella categoria GT1, richiedeva al costruttore auto da strada per ammetterla alla competizione. Al di là dell'aspetto, le auto prototipo di questa categoria sono vere e proprie auto da corsa. La Mercedes è stato prodotto nel 97 con gli stessi supposti. Vai, ciao, stessa GTR1. Un'intera evoluzione della CLK GTR. Sto facendo vedere, ragazzi, Kevin, la mitica CLK, eh? Mamma mia, che E poi c'è questa 8C, ragazzi, che è qualcosa di bellissimo, ma 20 milioni sono veramente, veramente, veramente troppi, anche per Marco Drums Games. Cioè, no. Lasciare un mese acceso e fare giocare mio figlio, mia mamma, mia moglie, il cane e tutti quanti a farmare su piste, su piste, su piste. Ok, allora. Ok, niente, dai, questa qui ci siamo. Le gare le abbiamo fatte, io vorrei fare magari un paio di garette insieme a voi. Cosa? E vai, ciao. Allora, questa assolutamente no. Le missioncine, facciamo qualche missioncina, dai. Allora, il sorpasso con le Audi, dai, vediamo un attimo che cos'è questa oh, Audi R8 LMS Evo 19. Allora, ragazzi, questa macchina ce l'ho e non mi trovo per niente bene. Allora, queste missioni del circo sono come le patenti, eh? Grazie, Marino. Grazie, Zeda. Vediamo un attimo perché qua è davvero... Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi.
Vai. Vai che sono tutti qui. Caspiterina. Secondo me un viaggio un po' più veloce, se no non ce la faccio mica. Quella è la Huracan, è la McLaren, il BMW M4, GT4. C'è. Ah! Dobbiamo correre, dai, rifamo. Terzo non mi va bene. Terzo Marco Dramos non va bene, non va bene. Facciamola così, vediamo un attimo come senza vedere la macchina. Però l'ho proprio fatta brutta. Ah, l'esagerazione, quando si vuole esagerare per arrivare per forza a tutti i costi primi. È così che si fa, senza il drift era meglio. La pista, se no. Vai. Come mi si è incartellata? Sì, ma il primo dov'è? Il primo è in un altro paese. Ai, caramba, ma il primo come lo prendo? Madonna, incredibile. Era finita. Ma come è certo? Secondo? Certo. Vabbè, ho portato il TCS. Caspita. E vai! Non ti partire via, non sbiforare, attimo. Fammi arrivare almeno secondo. Oh, mi sei venuto addosso. Vandalo. Che vandalo l'ho così. Perché già è partita male, eh? Oh, e vai. E tirati dritta. Ma che cazzo si imbottola.
Ma dai, mi ha preso dentro l'angolino. Ste Audi, faccio un po' fatica a digerirla, ragazzi, anche se sostanzialmente non è nulla male. Mi sbifora via, che è un piacere, ragazzi. Fai un bel respiro profondo, ha ragione Gioco, fai un respiro, ma sono quasi, sono le prove del circo, quindi ti danno niente, però ti mettono la prova un po' a fare tutte le cose, impari a girare, no? A fare i sorpassi. Però ti prende dei pezzi di pista con delle macchine che magari non hai mai fatto e è un po' difficile farlo subito, bisogna provarti quando prendi il feeling con le macchine e ce la fai. Dai! Ma allora, ragazzi, la famo l'ultima, perché mi sta già facendo il birzer. Perché prima non l'ha mai fatto, adesso mi fa gli sbirri. Va dove vuole lei. Va. Ma perché fai così? Ma non ha senso correre in questo modo. Ragazzi, amici miei, dai che ce la famo, dai che la facciamo ancora un quarto d'ora di live, ragazzi, sono veramente distrutto. Dai, mi è venuto addosso lui, ma è mai possibile una cosa del genere, dico io. Cazzarola, dove lo supero quello lì? Ma dove vado a superarlo, Gioco? Ma non puoi andare oltre qui, ti butto fuori. Non ho super tagliato, perché vai appena fuori dal tracciato. Come le patenti. Devi sbiforare. Porca miseria! È l'ultima, è avanti tanto, mo! Se chiudo più di vetro, lo dico io, se avanti tanto, dico che avanti tanto. Cazzarola, ma come si fa a prenderlo? Adesso va bene la dosa lì! Adesso mi viene addosso lui e mi fa partire il gioco qua, non si stacca appena più niente. Hey.
l'ultimo, l'ultimo ragazzi, l'ultimo. Dobbiamo arrivare secondo, per forza, per forza. Il bronzo non mi va bene, non mi va bene. E comunque è così, eh. Cioè non è che si prova 20, 30, 40 volte, dipende, poi uno come ti va bene e finché si fa come le patenti, guarda. Forse di branca dentro, in punta che oh, devi volare forza già, non c'è niente da fare. Va come è. Arriva tipo di traverso, come... Va. Va. Ma perché? Va. Oh, ce l'abbiamo fatta, avete visto? Quando ho detto se la famo. Va bene ragazzi, dai. Vediamoci il replay perché non ho ancora visto uno stasera e la cosa non mi piace. Grazie. Guarda lì come mi sei sbiforata. Anche fine, guarda. Però ce l'abbiamo fatto, dai. Va bene amici miei, allora amici abbiamo comprato un po' di macchina, abbiamo aperto un po' di biglietti, abbiamo fatto un po' di gare online, noi ci vediamo domani sera amici miei con Marco Drums Games Channel, pure in chat, ciao bragare, pure in chat, grandissima azienda, io ti saluto, ti aspetto domani, venerdì sera Warzone con gli amici, sabato e domenica programmazione da definire, vediamo, magari riusciamo anche a giocare, ci sentiamo sul social, non lo so perché è un bordello sabato, un bordello. Buonanotte azienda, buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti, ma vi aspetto soprattutto lunedì col grande Morris, ok ragazzi, dei Kulesh, quindi sabato farming, vediamo un attimo perché devo fare una cosa con il mitico Morris, a vedere se riusciamo a trasmettere anche il suo live streaming nella mia live con il gatto, con la scheda video sul computer, e in più devo anche forse andare a riparare il citofono a casa mia dove c'è l'inquilino, quindi non lo so. Allora ti faccio sapere, l'importante è lunedì che venite tutti perché facciamo Warzone col mitico Morris ragazzi, dei Kulesh, quindi mi raccomando di venire lunedì tutti quanti a vedere il grandissimo Morrison, Marco Drums Games, Lord e Pierpaolo. Ciao a tutti amici, buonanotte. Ah,